Oggi vi proponiamo questo trucco ispirato a Mina. Infatti, scusate se mi vedete senza trucco perché ho truccato mia sorella. Quindi, dopo il video in cui lei ha truccato me, in questo video ho truccato io lei. Ovviamente, non potevo fare una cosa semplice e naturale. E ho deciso di ispirarmi al bellissimo trucco che ha caratterizzato Mina per decenni, di cui ritroviamo ancora tantissime foto su internet, appunto, di questo look emblematico. C'è anche il nostro Chicco che vuole partecipare. Visto che sono senza trucco, io mi nascondo, ma continuo a parlare, continuate a sentire la mia voce. Questo video sarà un mia sorella mi trucca. L'idea, a parte come vi ho detto volevo farlo da tanto tempo, ci è stata data dalla fiction di Rai 1 che abbiamo visto ieri e l'altro ieri, Studio 1. C'era una volta Studio 1, che era appunto la storia di come è nato poi il programma Studio 1, che ha lanciato appunto Mina e la Rai di quegli anni, l'apertura della Rai con la nascita della TV, lo sviluppo della TV che è entrata appunto nelle case degli italiani. E se non l'avete vista, vedetela la fiction, la trovate anche online, molto perché carina. È molto carina. Devo spezzare una lancia a favore di queste fiction. Ma tu parli, io come la ridicola devo venire con mezza faccia. Devo spezzare una lancia a favore delle fiction italiane. Grazie, perché finalmente. Sono una grande appassionata di cinema e soprattutto si scema, vabbè, di cinema straniero e di fiction, comunque serie TV anche americane. Sono, è vero, un po' limitata per quanto riguarda la televisione. Per quanto riguarda la televisione italiana, la musica, no, la musica no, perché mi piacciono dei cantanti come Marco Mengoni, mi piace. No, però in generale anche con la musica, come vi ho detto poi in un altro video, si è limitata, perché pure il Festival di Sanremo, no, il Festival di Sanremo che no, ragazze, il Festival di Sanremo no, perché mi scoccio di sentire questi che cantano tutta la sera. Cioè, ragazzi, io sono maledetta, veramente sono maledetta. C'è la maledizione di Volta dei Pirati, la maledizione della prima luna. Io ho la maledizione del Festival di Sanremo, che ogni anno, veramente, a casa mia non solo si guardano il festival tutte le sere, ma ragazzi, sono dannata da quando abbiamo fatto il digitale maledetto di Sky. Loro non solo se lo vedono la sera in cui fa il Festival di Sanremo, ma se lo registrano anche. Quindi, cioè, tipo in casa mia si vede Sanremo per un mese dopo che l'ha fatto. Sì, 40 anni. E quindi vabbè, la maledizione di Sanremo tipo è un incubo. Infatti quando c'è Sanremo tipo, ma no, me ne scappo, mi chiudo in camera a vedere altre cose, vabbè. Vabbè, comunque, però, comunque una piccola parentesi per il trucco di Mina. Guarda in camera. È un trucco che ha donato a Mina con uno sguardo molto triste, discendente verso il basso, come se fosse un triangolo. Quindi il punto più alto è l'angolo interno dell'occhio e poi va a cadere totalmente verso il basso nella parte finale dell'occhio. C'è questa caratteristica di occhio aperto, allargato, con del bianco all'interno dell'occhio e anche all'esterno, che adottava molto, cioè è adottava in realtà, adotta ancora tutt'oggi Sofia Loren. Quindi un look che prende comunque ispirazione dagli anni 60, taglia in cui si vuole l'occhio come se tagliasse la pelle dell'occhio e lo rendesse ancora più aperto, praticamente. Esatto, che è una delle caratteristiche anche degli anni 60, questi occhi da super bambola aperti con la matita bianca all'interno dell'occhio. E il trucco di Mina vedeva anche un rossetto sempre nei toni della terra sulle labbra deciso e un contouring definito sulle guance. E, è un trucco che a me piace moltissimo, lo ha appunto. Allora, poi ragazze, vabbè, sicuramente questo è un tipo di trucco che si può riproporre per un teatro, per delle fotografie, sicuramente sarà bellissimo per carnevale, però non è che si può andare adesso in giro combinate così, perché altrimenti vi mettono ricoverate, non lo so, perché pensano che Mina è resuscitata. Pesante. Vabbè, io ci uscirei, per esempio il sabato sera, che ne so, la sera io ci uscirei, tipo appunto, perché ragazzi da lì vedete, ok, è bello, però veramente è molto molto carico, cioè veramente sembra una maschera di carnevale. Guarda, veramente come se ci avesse scritto Mina sto trucco, quindi appena lo si vede veramente assomiglio a Mina, ma perché è il suo trucco praticamente. E poi non lo so perché mia sorella sembra Mina, cioè perché ci assomiglia un sacco. Così, con l'occhio così, poi sento le foto così. Cioè, somiglia un sacco, ma anche i tratti. Mina aveva due nei sulle guance, diciamo, che si disegnava, quindi volevo aggiungere due nei, uno qua e uno un po' più sotto, più piccolino. Io poi faccio le facce. Vi lascio al tutorial e ci vediamo al prossimo video. Bye! Inizio applicando il Paint Pot di MAC nel colore Groundwork, che è un marroncino chiaro, e lo utilizzo appunto come primer occhi su tutto l'occhio. Vado a fare una pencil technique con una matita marrone opaca
io utilizzo Coffee di MAC e vado ad imitare la forma che appunto Mina aveva negli anni 60 con questo sguardo discendente, quindi a triangolo, che come potete vedere qui sale nell'angolo interno e poi va a cadere verso l'esterno. Quindi parto da sotto, vado a seguire la linea dell'occhio della persona che trucco, guarda tu. Mi fermo poco prima dell'angolo interno, la porto un po' verso l'esterno, faccio guardare la persona diritto, guarda dritto, vado leggermente al di sopra della sua piega reale, qui. Vado a trascinare la matita fino all'angolo interno, come se volessi fare una cat crease. Qui Mina aveva praticamente una specie di triangolino bianco per aprire ancora di più il suo occhio, quindi lo vado quindi lasciavano proprio la pelle in questo punto da fuori, nel senso senza truccarla, poi ci mettevano la matita ricongiungendola con la rima interna, come se fosse proprio questa forma di occhio gigante, quindi aperta fino a qua, come anche Sofia Loren e tante dive del periodo. Vado a fare una specie di C alla fine dell'angolo interno, dell'angolo esterno. E poi qui una linea che va dall'angolo esterno fino all'angolo della cat crease che abbiamo tracciato, dove poi andremo a lasciare bianco per creare appunto l'effetto di occhio allungato. E appunto vado a ripulire questa zona con il cotton fioc. Vado con la punta della matita a sfumare il tratto verso l'interno dell'occhio. E coloro questo tratto anche l'angolo esterno qui, che sarà scuro appunto. Con un pennellino piccolo da dettagli vado a sfumare, sfumo il tratto per renderlo più omogeneo. Ricordatevi sempre di non toccare il punto del triangolino esterno. Adesso iniziamo a dare colore all'occhio. Utilizzeremo la palette della NYX, la NYX Ultimate Shadow Palette nella nuance 03, che è la Warm Neutrals, che mia sorella aveva già presentato in vari video. È molto bella per dei look super eleganti, sofisticati, ma anche naturali e da giorno. E il mio colore preferito di questa palette è questo qui, un bel marrone tendente al rosso. Quindi prendo un po' di questo e lo mischio con Fahrenheit di Nabla, questo qui, perché il trucco che andiamo a ricreare di Mina è appunto in questi toni. E lo vado ad applicare sulla palpebra mobile che non abbiamo ancora toccato, che è rimasta appunto priva di colore. Prendo un marrone scuro, questo è Espresso di MAC, un marrone scuro nei toni freddi. Lo utilizzo per sfumare. Ah, il marrone sembra nero. Sfumare il marrone e per appunto amalgamare la matita con l'altro ombretto che abbiamo applicato, per opacizzarla, per fissarla anche, sì. Ah, stavo dicendo, adesso. E quindi se vi piace questo look lo potete riutilizzare appunto per carnevale eccetera, oppure comunque renderlo un po' più portabile, quindi magari lo fate un po' più naturale, un po' più chiaro, per dirvi non andate a scurire tantissimo l'angolo interno, però mi piace molto questo fatto di delineare tantissimo, creare una palpebra mobile finta gigante praticamente. Adesso vado a prendere un nero opaco e vado a ricalcare la zona della cat crease che ho creato, della finta piega dell'occhio, diciamo, se così vogliamo chiamarla. Quindi la vado ad applicare il nero al di sopra del marrone, intensificando specialmente l'angolo esterno fino all'angolo interno, e poi utilizzo un pennello a punta per sfumare il prodotto. Prendo dalla palette di NYX questo marrone caldo e lo vado ad applicare un po' sulla piega per sfumare e per creare comunque un colore di transizione e per dare appunto tridimensionalità. Del nero anche nella parte al di sotto dell'occhio. Adesso. Su.
Ora non vado ad applicare un eyeliner perché dalle foto che ho visto la rima all'attaccatura delle ciglia mi sembra abbastanza soft, sfumata. Quindi ho deciso di prendere su un pennello angolato o d'eyeliner un ombretto nero opaco e andrò a simulare appunto un eyeliner. E quindi appunto, come vedete, con il pennello angolato vado a dare un effetto di eyeliner, però molto soft e sfumato. Quindi solamente nella parte finale applico un fondotinta in polvere. La parte finale. La parte finale, hai detto. Nella parte finale applicato il fondotinta in polvere e lo vado a sfumare leggermente. Applichiamo mascara solamente sulle ciglia superiori. Come ciglia finte applico delle ciglia a ragno che richiamano le ciglia degli anni 60. Queste le prendo da internet, sono della Amazing Shine nel numero 99. E vedete appunto sono ciglia a ragno ben distaccate, distanziate le une dalle altre. Quindi vado ad applicare le ciglia seguendo la nuova forma che mi sono ricreata all'occhio. Nella parte interna, nella rima interna dell'occhio, applico una matita color burro, un po' bianco fake. Andiamo ad applicare una matita color burro e dove abbiamo fatto questo triangolo applichiamo la matita burro anche nel triangolino bianco. Come se l'occhio si estendesse praticamente, abbiamo creato una nuova forma che è anche molto utile per le persone che hanno gli occhi piccoli o che vogliono comunque una forma un po' più allungata. Al di sotto non andiamo ad applicare il mascara perché abbiamo comunque creato una nuova linea occhi e vado ad applicare dei ciuffetti di ciglia finte. Prima di applicare però i ciuffetti di ciglia finte vado a fare la base perché comunque andremo a toccare anche l'area di sotto degli occhi e non voglio rovinare appunto i ciuffetti che ho applicato. Come fondotinta applico l'Estée Lauder Double Wear perché appunto è un fondotinta molto molto coprente e vogliamo un look super coprente, pelle opaca e perfetta. Per correggere la zona delle occhiaie applico un correttore della L'Oreal che è la Corps Parfait nel numero 04. Ripulire tutta quest'area dal trucco che devo dire la verità non è che abbiamo avuto, guarda su, non abbiamo avuto un'eccessiva ricaduta no. Di prodotto, però in generale sempre meglio fare prima gli occhi quando facciamo comunque dei look molto elaborati appunto per sentirci più tranquille e dopo andiamo a ripulire tutto senza problemi. Andiamo a fissare la base con un fondotinta in polvere, prendere la base più opaca, quindi vado a fissare il tutto con un fondotinta in polvere. E per fare un po' di contouring vado ad applicare la shading glow di Nabla nel colore Cameo. Essendo un trucco così carico sugli occhi non vogliamo applicare un blush colorato o dare comunque ulteriore attenzione al viso, ma andiamo solamente a scolpire il viso per definirle i volumi. E dopo aver fatto questo contouring appunto a forma di triangolo, intanto abbiamo un ospite. Un ospite che ci è venuto a trovare mentre giravamo il video, che si vuole mangiare tutti i trucchi. Ragazzi, ovviamente ricordate di fare ovviamente quello che fate al lato destro, di farlo all'altro lato per simmetria. Magari mettetene una di qui e una di là, se non riuscite a ricordare quante ne avete messe. Bene, a questo punto direi che quest'occhio va bene. Abbiamo messo 1, 2, 5 ciuffetti. Ne metto solo uno più piccolo all'inizio. Testo. Come rossetto abbiamo scelto il bellissimo Wonka di Mulac, che non saprei definire, un misto tra un color cioccolato fondente con un tono di prugna. E come matita vado ad applicare una matita più chiara di un tono, di qualche tono, perché poi la andrò a ricoprire con il rossetto. In questo caso utilizzo Wire di MAC. Ragazzi, mia sorella non si è fatta i baffetti. Sì. Ho detto no, che... diciamo sì, sembra Maurizio Costanzo, non riesco a mettere il rossetto.
Dopo aver applicato il rossetto dal proiettile, andiamo a, ad applicarlo un po', a definirlo con il pennellino. Se telefonando io potessi dirti addio. Ma mi sta venendo in mente la versione di Neck, perché l'hanno fatta tipo l'anno scorso. Bene ragazzi, allora ci andiamo a fare i capelli, a mettere un abito e ci vediamo fra ma poco. Ma che mette la... un abito? Dai, mette un abito. E va bene, non è così, facciamo il pigiama, vabbè. Un abito scollato, come ci andiamo in questo video in cui non ci cambiamo, ci mettiamo con le spalle da fuori.